Aggiornami se sono stato a New York. Vi porto a Times Square, siamo sull'ottava strada. Scusate, sto camminando. Andiamo a vedere Times Square alle 7:30 del mattino. Il traffico è ancora abbastanza limitato qui. Stamattina alle 5:30 era praticamente deserto. Ho visto Grand Central Terminal vuota un attimo. È una sensazione un po' strana a New York, effettivamente. Adesso andiamo a vedere Times Square. Eccoci qui, all'ottava. Ci finiamo verso la 42esima strada. Facciamo a vedere qualche lucina in più, qualche teatro. Questa è la zona per eccellenza dei teatri. E qui davanti, a fianco a quella faccia verde da strega, c'è il Madame Tussauds, il museo delle cere, quella mano dorata che tiene l'insegna. Mancano poche decine di metri a Times Square. Ok, abbiamo cambiato marciapiede, così passiamo davanti al Madame Tussauds, che immagino a quest'ora sia ancora chiuso. Qui sono a destra i poliziotti in veste antisommossa. Qui c'è un'altra attrazione della zona, si chiama Believe It or Not, e di fianco, ecco qua, c'è il museo delle cere, famoso in tutto il mondo per le varie sedi che ci sono anche in Europa. Questo è l'accesso. Qui si possono vedere due statue di cera. Si è chiesto se volessimo entrare, magari lo facciamo un altro momento, adesso proseguiamo verso Times Square. Qui davanti un altro teatro dove fanno vedere Harry Potter. Siamo quasi arrivati, eh? Eccoci qui, 42esimo incrocio con la settima. Qui arriviamo a Times Square dalle spalle praticamente del palazzo. In quanto Times Square lassù si intravede la palla. Adesso ci spostiamo per farvela vedere dal punto più noto. Andiamo verso nord. Ok, verde, o meglio qui è bianco, non è verde, il semaforo. Guardate qua. Ci camminiamo verso le luci. Queste passeggiate, al di là dei rumori o dei suoni delle persone, si sentono anche tanti odori che poi possono essere riconducibili alla sensazione piacevole che da New York, ma a volte anche poco gradevoli. Quindi passando sopra le grate, dalle quali viene fuori l'aria dei metro, c'è da dire che per il sottoscritto è gradevole quell'odore, non è neanche tanto oggettivamente piacevole, però è il ricordo comunque di una città. Spesso e volentieri invece si sentono o
odori un po' meno piacevoli. Eccoci qui. Allora, qua siamo davanti alla famosa bandiera di LED, dove c'è un centro di reclutamento per militari. Qui un piccolo dipartimento di polizia, Times Square, e questo è il One Times Square, il palazzo sopra il quale c'è la sfera e campeggia l'anno 2019. Qui sulla sinistra uno degli ultimi LED nati è quello del Nasdaq, anche uno dei più costosi. Adesso ci spostiamo per vedere cosa c'è qua. Andiamo ancora verso nord. Eccoci qua nella parte nord di Times Square, che poi adesso prende il nome di Father Duffy Square, anche se comunque tutta la zona è nota come Times Square. Qui ci sono queste installazioni, queste gabbie, una gialla, e una blu qui. Sullo sfondo la famosa scalinata, costata circa 20 milioni di dollari. Da qui possiamo anche apprezzare meglio la sfera che è lassù in alto, sopra quel palazzo del quale adesso quel LED altissimo fa vedere la bandiera americana. Disney, il Disney Store. Ritorniamo che qui passa la Broadway, la avenue più lunga di Manhattan. Negozi, hamburger, comunque ketchup, Coca-Cola, sempre presente in questo punto. Ecco qua la piazzetta di Father Duffy, che è rappresentato in questa statua. E alle sue spalle la famosa gradinata dove saliremo. Cercando di non investire nessuno. Eccoci qui. Sorry. Siamo su all'apice. Qui sotto, sotto questa tettoia, c'è una rivendita di biglietti, dove si trovano i biglietti scontati per i musical, per i teatri. Ecco qua Times Square e Duffy Square. Amici di Un Salto a New York, questo è Times Square. Se vi è piaciuto il video, mettete un like e condividetelo. Ciao a tutti, grazie.